è svolta lunedì 7 settembre la riunione della prima commissione consigliare della città metropolitana di Firenze con all'ordine del giorno le questioni relative all'edilizia scolastica in vista dell'apertura dell'anno scolastico lunedì 14. Per garantire il rientro nelle scuole superiori a tutti gli studenti durante l'emergenza Covid, gli uffici della città metropolitana hanno aperto cantieri ed individuato soluzioni in una trentina di edifici scolastici di competenza, compresa la condivisione di aule per alcuni istituti. Abbiamo fatto molti lavori, circa 30 interventi diversi su 30 scuole diverse, che vanno da interventi di edilizia leggera, quindi abbattimento, spostamento di tramezzi, pareti, a interventi di edilizia più consistente come il consolidamento di volte all'Istituto d'Arte di Porta Romana, che consentirà di recuperare spazi da destinare alla didattica, a interventi sulle infrastrutture di rete delle varie scuole per potenziare un eventuale ricorso alla didattica a distanza. Per gli edifici scolastici che non possono disporre degli spazi necessari a riprendere le attività didattiche in presenza al 100%, sono stati compiuti oltre 50 sopralluoghi e un numero esteso di contatti con privati per reperire nuove aule. Gli esiti saranno formalizzati alle scuole interessate e, se accettati, contrattualizzati questa settimana. A Firenze per il liceo scientifico Castelnuovo, il liceo classico Galileo e Litis Meucci, ad Empoli per gli istituti Virgilio e Ferraris Brunelleschi. Per poter garantire gli interventi, la città metropolitana ha partecipato ad alcuni bandi. Noi abbiamo usufruito di due bandi per l'edilizia, uno da 1.700.000 euro del MIUR e un secondo bando del MIUR da 500.000 euro e abbiamo speso sostanzialmente tutti i soldi che ci sono stati dati a disposizione in circa 2 mesi e mettendoci anche fondi propri. I fondi stanziati complessivamente per le scuole sono di circa 2 milioni e 400 mila euro, tra quelli provenienti dal MIUR e 200 mila euro dalla Metrocittà. Per le soluzioni individuate e gli interventi nei circa 30 edifici scolastici sono stati investiti circa 1 milione e 300 mila euro. Il dettaglio dei lavori è disponibile sul sito www.cittametropolitana.fi.it.